Non era previsto e non è il caso di far attendere gli artisti per il momento conclusivo di così grande livello che ci attende, ma vorrei soltanto fare una considerazione ringraziando il sindaco e il presidente della regione per l'accoglienza così cortese e le parole così cortesi nei miei confronti. Essere per un anno capitale della cultura costituisce, fa di una città un faro per l'intero paese. Palermo e con essa l'intera Sicilia aveva tutti i numeri, ovviamente, per essere capitale della cultura nella storia, nella sua civiltà, nella sua cultura, del passato e di oggi. Ma naturalmente quella è una condizione che è insieme una sfida e un'occasione. Palermo ha raccolto la sfida e ha capitalizzato l'occasione, ha risposto con efficacia, anche come dimostrato dai numeri che il filmato poc'anzi ci ha presentato. E per questo non posso esprimere un apprezzamento per la vivacità che in quest'anno si è manifestata e il contributo che si è dato così al lato più importante del paese, quello della sua cultura. Mi fermo qui perché ci attende una magnifica edizione della Bohème e desidero soltanto fare gli auguri alla città e alla regione con il ringraziamento per il lavoro svolto. Grazie.